Buongiorno, complimenti a tutte per il film. Le vostre sono tre donne apparentemente diverse tra loro. C'è un'infermiera che osserva, un'avvocata pronta alla battaglia e una giudice divisa tra istinto di coscienza e rigore professionale. Tutte e tre però sono legate dall'amore di un padre e dal conflitto che da esso scaturisce. Qual è il vostro pensiero su questo? Hai detto tutto. No, nel senso che io mi ritrovo, diciamo, in queste parole, no? Che personalmente sì, un'infermiera che aspetta, nel frattempo accudisce e nel frattempo cerca di accompagnare, no? Al mondo questa bambina che attende. Sono tre pezzi di un stesso puzzle che, diciamo, compongono poi il percorso di la vita di Luca Trapanese Alba. Diciamo, tutte e tre concorrono alla riuscita, alla felice riuscita di questa paternità. Beh sì, se la guardassimo un po' come se fosse una favola, diciamo tre fatine, no? Che accompagnano la vita di questa bambina e che insomma grazie anche a loro, queste tre donne, questa storia abbia un lieto fine. Grazie. Rimango su Antonia. Stamattina in conferenza stampa hai avanzato una riflessione interessante sulla lettura del tuo personaggio come metafora del pubblico. Hai parlato di assenza di pregiudizio nello sguardo e quindi guardare all'amore. Sappiamo bene però che moltissimi film come questo passano per il pregiudizio. Esiste un modo, a tuo e a vostro parere, per condurre questi film alla libertà? Quindi parlo tanto di storie omosessuali quanto semplicemente d'amore, oppure siamo ancora molto distanti? Ma questo bisognerebbe cercare di farlo vedere, allora sono sicura che i pregiudizi crollerebbero, no? Perché appunto almeno la sensazione che ho io è che comunque smetti di valutare tutte queste tematiche e vedi una persona che mosso da un amore, un istinto paterno, quello che è, non intraprende una battaglia sociale, ma cerca di arrivare alla sua conquista e credo che una volta voglio sperare che tutti nella vita abbiano fatto questo per qualcuno o per qualcosa, insomma. E io riflettevo una volta, portai mio figlio a vedere un film di Ozon, La bella estate, eccetera, dove c'era Bello. un primo inizio di rapporto omosessuale tra due giovani. E un mio amico cattolico, insomma anche colto, eccetera, disse: ma perché lo porti a vedere questi film, no? E ecco, allora dico che il tema dell'omosessualità in questo caso, no, veicola un messaggio ancora più importante, cioè la possibilità di adottare al di là dell'omosessualità eterosessuale, cioè è come se questo tema qua fosse più importante del tema dell'omosessualità. Lo è, perché e quindi trascende, diciamo, le etichette e arriva al pubblico. In maniera chiara, no? Il tema dell'amore. Quindi, come dire, ha una doppia valenza questo film, perché veicola più messaggi insieme, no? Esatto. E quindi anche un tipo come quell'amico mio lì, secondo me, potrebbe essere conquistato e quindi potrebbe liberarsi del pregiudizio. Sì, io vorrei sperare che non siamo così lontani, diciamo, dipende tutto da noi ovviamente, però credo che ci sono ancora tantissime paure che non riusciamo a superare, la società di oggi, però credo che mi sembra che ci stiamo un po' muovendo, però un passo avanti, poi due dietro, e quindi forse dovremmo fare al contrario, due passi avanti e semmai uno indietro, non al Certo. contrario. Nel Sol dell'avvenire di Nanni Moretti c'è un momento molto bello nel quale la tua vera invita il regista e un po' anche il pubblico a fregarsene del lato politico del film e Chi se ne guardare frega? unicamente all'amore. Questo film, secondo te, bilancia entrambi gli aspetti o dobbiamo anche in questo caso ascoltare il consiglio di Vera? Beh, questa storia nata per te è una grandissima storia d'amore, sì. Quindi chi se ne frega della politica? Qui si parla dell'amore, Esatto. assolutamente. Ok, grazie. Grazie Grazie a te. a te.